Buongiorno a tutti, io sono Paolo Gallo e ti do il benvenuto ad un'altra puntata di Why Not Café, ovvero il mondo degli italiani che cambiano vita e vanno a vivere all'estero. Eccoti qua. Ciao. Anche me. Ciao Paolo. Buongiorno Eleonora, come stai? Buongiorno, bene, grazie. E tu? Grazie per avermi invitata. Bah, grazie a te per aver risposto presente, insomma, dopo tanto tempo, dopo tanto tempo ce l'abbiamo fatta, ecco. Infatti, beh, sono contenta. Anch'io c'ho l'ultimo caffè della giornata. Anche tu, sei una di quelle che smette prima di mezzogiorno? Ma no, in realtà no, fino a sera il caffè, poi però non dormo. Ecco, io ho un amico in Italia che lui ha la regola, dopo mezzogiorno non beve più caffè perché sennò stanotte non dormo, gli ho detto la madonna, ancora mezzogiorno un po' presto. Il piacere, però non so se anche per te è così, ma ho perso un po' l'abitudine del caffè a metà pomeriggio, durante il pomeriggio, anche perché qui, come dire, vuoi un caffè alle 5, dai beviamoci un caffè, no? Magari durante la settimana non vuoi far sempre aperitivo, robe così, beviamoci un caffè. Però tutto chiuso, non ci sono i posti. Questo è vero, no, terribile. Questa cosa non mi abituerò mai a Sydney, che dopo le 3 del pomeriggio non si può bere un caffè. Io me lo faccio comunque, a casa, in ufficio, quindi per fortuna non mi manca il caffè. Però sì, è una di quelle cose, forse è uno dei pochissimi difetti di Sydney, è non poter trovare un caffè aperto dopo le 3 del pomeriggio. Alle volte mi capita di essere lì tutto carico, che dico, ci vorrei proprio... voglio un caffè, che ne so, sono le 4, 3:30, 4, dici, prima dell'allenamento, perché io poi inizio l'allenamento, perfetto, no, cafferino, allenamento, però ti guardi intorno e dici, Paolo, ma dove vai, dai, lascia perdere, no? A me è capitato anche di entrare in alcuni bar che mi fa un caffè, no, appena lavato la macchinetta, sono le 4. Sempre, no, infatti ci ho rinunciato. Mamma mia, una di quelle cose che un po' è passata, insomma. Ascolta, lì vedo una sistemazione, un setup da professionista, perché appunto io l'ho scritto, tu sei musicista e ingegnere eolico. Esatto. Da dove ingegnere cominciamo? Energetico. Da quale parte? Dove vuoi tu. Da quale parte della tua vita partiamo? Immagino quella di musicista sia iniziata prima di quella di ingegneria. Esatto. Ho cominciato a suonare ben prima di avere la più pallida idea di cosa avrei fatto nella vita. E poi sì, mi sono ritrovata a fare l'ingegnere. Anche se da avrei fatto la musicista, però. Dimmi. Vabbè, non lo sai. Scusa, quanti anni hai tu? Non si fanno queste domande. 28, quasi 29. E allora, cioè, nel senso, ci siamo ancora, no? Cioè, ancora la strada per Sanremo è possibile. Ma... No, non l'ho detto a caso Sanremo, perché ho visto un'intervista, forse sul sito di Jazz Amore, ho visto un'intervista, sì, dove ti fanno questa domanda di Sanremo, tu hai detto no, tutto tranne Sanremo. Esatto, diciamo che c'è la mia socia Rossella, è molto più motivata di me per quanto riguarda Sanremo, però vabbè, nella vita non si sa mai, dai, mettiamola così. Senti, allora, tu da dove arrivi? Dove vivi in Italia? Da Caserta. Ok, posto. E quando sei arrivata qui a Sydney? Sono arrivata nel 2018, febbraio 2018. Quindi sì, dai, febbraio prossimo sono 4 anni che sto qua a Sydney. Okay. Sono venuta per lavoro, e un po' a caso, prima di essere qui ero in Germania. Sono venuta per lavorare con un'azienda che si occupa di rinnovabili, in quanto mi occupo di impianti eolici. E niente, io ho fatto domanda per andare in Scozia, tra l'altro, non per venire in Australia. Questa è un'azienda inglese, e aveva posizione aperta in Scozia, e poi è successo che ho fatto domanda, ma lì avevano già trovato qualcuno e mi hanno detto vabbè, però abbiamo visto che hai il doppio passaporto, italiano-australiano, e quindi per caso ti interessa la posizione a Sydney? E ho detto beh, why not? E quindi sono venuta qui. Ok. Quindi, cioè, tu hai studiato in Italia, giusto? Yes. In che cosa ti sei laureata? Ho studiato ingegneria navale a Napoli. Ho fatto la triennale lì.
Ingegneria navale è anche un po' a caso come scelta, nel senso, la passione per il mare, le navi, scoprirne di più. Poi però studiando appunto ho capito che l'impatto ambientale è qualcosa che mi sta molto a cuore e appunto le navi purtroppo non hanno quell'attenzione in più e quindi ho pensato, forse dovrei fare qualcosa per fare appunto per lasciare sai, un minimo di impatto. Positivo e da lì ho trovato questa laurea magistrale dell'Università di Genova, Environmental and Energy Engineering, Ingegneria Ambientale per l'Ambiente, che ho fatto poi al campus di Savona, sempre vicino al mare, ma meno inerente alle navi, più alla produzione, diciamo, green, di energia, tutte le rinnovabili. E poi da lì mi sono spostata per l'Erasmus in Germania e ci sono rimasta, ho trovato questa opportunità di lavoro in un centro di ricerca per l'energia eolica e poi niente, poi da lì si è aperta da sola questa strada verso il Germania, mondo dov'eri? dell'eolico. Ero vicino a Brema, Bremerhaven, nel proprio profondo nord, sul Mar Nord, proprio sul Mar del Nord, un E posto quanto hai vissuto lì? piccolino. Vissuto un anno e mezzo in totale, dai, non tantissimo, però abbastanza insomma, per vivere a fondo un'esperienza, imparare la lingua, lavorare, studiare, insomma, è stato bello. Che bello, ma scusami, tu l'Erasmus... Qua magari posso sbagliare, non è itinerante, può essere solo in un posto, giusto? Certo, esatto. Sì, Ah, infatti ok. io. Fatto l'Erasmus, erano 6 mesi di Erasmus e poi sono diventati un anno e mezzo perché appunto durante quei 6 mesi ho trovato questa opportunità di lavoro come studente. Gli studenti lavorano tutti in Germania, quindi ho pensato forse l'occasione giusta per trovare un lavoro nel settore ingegneristico perché vabbè, non è come in Italia, è un po' più difficile e invece lì tutti fanno un lavoro part-time mentre studiano. Quindi sono entrata in questo centro di Retribuito. ricerca. Retribuito, ovviamente, sì. Retribuito. Ok. E quindi sono entrata in questo centro di ricerca dove poi mi hanno proposto di fare la tesi e rimanere lì a lavorare come assistente di ricerca per un po' e quindi sono rimasta un po' più a lungo del previsto. Nel frattempo Quindi mi sono laureata. tu sei andata lì a studiare, giusto? Questi 6 mesi studiavi e hai trovato lì questa occasione di lavorare part-time in questa Esatto. azienda. Che bello, cavolo. Quindi sei poi laureata, hai continuato, diciamo, con l'esperienza lì in questa azienda e poi volevi andare in Scozia? E poi in realtà no, non è che volevo No. andare in Scozia, a parte che la Scozia è bellissima, sì, non Io mi sono stato ad dispiacerebbe avere un'esperienza Edimburgo. bella. Avevo fatto un viaggio studio ad Edimburgo. Tu pensa, la prima volta che mi sono... teoricamente dovevo andare lì a imparare l'inglese, no? Erano quei viaggi studio di 3 settimane estive con gli amici e tutto. In realtà, vabbè, facevi ovviamente inglese, però vabbè, era più un'esperienza di vita, no? Lontano da casa, con gli amici, ed è stata un'esperienza bellissima. Edimburgo, ricordo la città molto bella, il tempo un po' meno, e soprattutto Eh sì. ricordo, è stato il mio primo impatto con la lingua inglese, e mi ha detto Paolo, sei un ignorante, perché c'era una bellissima ragazza, era venuta lì a chiedermi qualcosa, tipo vuoi uscire con me, una roba del genere, e io gli ho detto, cosa, sorry? Oh, sei girata, se n'è andata, è andata via con un altro. Io mi sono sentito proprio un ignorante, proprio mi sono sentito male. Una storia tristissima. Vabbè, ma non è colpa tua, è lo scozzese, dai, diciamo che lì non è proprio inglese, quindi ti sei pure scelto un bel posto dove imparare. Esatto, anche se ti dico la verità, ho meno difficoltà a capire uno scozzese quando parla appunto inglese, però con l'accento scozzese. Adesso ho imparato anche a riconoscere il suo accento dell'irlandese. L'irlandese Ah. proprio devo dirgli 2 o 3 volte. Il mio responsabile di lavoro è irlandese e ogni volta dico, senti, parla in slow motion perché alle volte è proprio difficile. Sono d'accordissimo. Sì, anche io mi perdo ogni volta. Poi devi fare pure distinzione Irlanda del Nord, Irlanda del Sud, insomma, è complicato. C'è un film di Pierce Brosnan, adesso non mi ricordo come si chiama, comunque che ha fatto tanti film, e lui c'ha questo accento, e io dico, ma che cavolo di accento sta facendo? E lì ho scoperto, lui faceva un terrorista dell'Irlanda del Nord,
E lì ho scoperto che era proprio l'accento dell'Irlanda del Nord, terribile come accento, cioè nel senso fortissimo, cavolo, una cosa incredibile. Vero. E vedere comunque un americano che parla con quell'accento lì fa effetto. Sì, chissà quanto deve aver studiato per riuscire a farlo. Però da lì... come dire, un milanese di fare il napoletano. Eh sì, gli cambia totalmente, mannaggia. Senti, ma quindi volevi andare in Scozia o comunque avevi trovato questa posizione in Scozia? Praticamente quella che era la mia supervisor in Germania aveva questo contatto di questa azienda inglese. Siccome mi stava per scadere il contratto lì in Germania, mi ha detto: per caso ti interessa? Ho detto: va, perché no? Sai, questa è comunque perché no, è la risposta tipo a tutte le domande nella vita. E niente, quindi ho fatto domanda lì perché stavano cercando e poi cioè, un po' a caso appunto, non è che stessi pensando di andare in Scozia, semplicemente volevo continuare questo percorso che mi stava piacendo molto e poi ho pensato non importa dove, l'importante è che appunto quello che faccio poi mi piaccia e mi dia soddisfazione. E infatti addirittura dalla Scozia mi ha portato in Australia, però... Effettivamente io prima di venire in Australia sono andata in Scozia, perché quando mi hanno assunta mi hanno detto vieni, visto che sei in Europa, vieni prima in Scozia, fai il training. Sono stata un mesetto lì e poi sono venuta qui a Sydney, quindi ho fatto, tra l'altro era gennaio, dalla neve, la pioggia, il freddo di Glasgow ai 35 gradi di Sydney a febbraio, è stato uno shock, però bello questa esperienza. Senti, hai detto prima che tu avevi già il doppio passaporto, italiano e australiano, come mai genitori? Perché mia mamma è nata a Melbourne, Sì, esatto, da nonni emigrati negli anni 50, sai la storia di tanti italiani, italo-australiani sì. Qui. Esatto, quindi io in realtà non ero mai stata in Australia prima, mia mamma è tornata in Italia che era piccolina, quindi in realtà poi lei è cresciuta in Italia, io sono nata e cresciuta in Italia, però ho potuto fare richiesta per il passaporto, cioè per la cittadinanza per discendenza, perché ho pensato nella vita non si sa mai, cioè sono sempre voluta venire in Australia sentendo appunto le storie, famiglia tutto, e manco farla apposta poi è venuto fuori questa occasione di lavoro, quindi no, incredibile. Accettare per forza. Quindi tu quando hai diciamo applicato per il passaporto australiano non avevi intenzione di, cioè non avevi nei piani diciamo vicini di venire qui in Australia, incredibile. Sì, tu esatto, anche... un po' l'opposto di tutti gli italiani in Australia. Ma tu pensa alle scelte dei tuoi nonni, come ti hanno aperto poi una possibilità, cioè loro sono venuti qua in Australia per aprirsi un futuro nuovo, un futuro migliore e diverso, diciamo, nuove opportunità, e in realtà poi te le hanno... Le loro scelte sono cadute poi su di te, insomma. Lo so, è una storia impressionante, secondo me. Ci penso sempre che i casi della vita, no, sai. Bene, sono contenta, alla fine è tutto per il meglio. Che bello, cavolo. Sai, c'è qualcuno che ha detto che le colpe dei padri ricadranno sui figli. Ok, in questo anche caso... anche in questo caso le scelte dei nonni, insomma, ricadranno sui nipoti e in questo caso li offriranno nuove opportunità, no? È bella questa cosa. Quindi tu, dalla Germania, training a Glasgow, così, e poi vieni qua a Sydney nel 2018, quindi sei arrivata qua già con un lavoro, giusto? Esatto, sì, sono venuta a Sydney, non conoscevo nessuno, ho preso un aereo, però ho detto vabbè, andiamo a vedere di chi si tratta. Ho per fortuna comunque le cugine, i parenti, insomma tutti a Melbourne, però vabbè non è la stessa cosa che nella stessa città, quindi mi sono un po' affidata a questa compagnia che è la stessa per la quale lavoro ancora, quindi finora tutto bene insomma. E mi sono trovata bene e sto lavorando ancora con loro da che mi sono trasferita qua. Senti, giusto per... Io purtroppo diciamo sono un po' ignorante in materia, però sicuramente magari qualcuno che sta facendo o vorrebbe fare o ha fatto il tuo stesso percorso, voglio dire, magari ha piacere a sapere un po' come il mercato del lavoro, come ti stai trovando in questa esperienza, quali potrebbero essere qualche consigli che potresti dare. Ti va un po' di condividere un po' di quella che è la tua esperienza, anche tecnicamente se vuoi, per dare dei consigli ad altre persone?
Certamente, quindi ti riferisci magari a chi ha in mente di lavorare nel settore delle rinnovabili, ingegneri, futuri ingegneri. Sì, Sì. anche magari chi vuole, chi vorrebbe, magari sta guardando a un futuro all'estero, ad esempio un futuro in Australia. Sì, un futuro all'estero, vabbè, straconsigliato a chiunque, cioè non per forza in Australia, anche come dicevo prima, anche l'esperienza in Germania è stata veramente mind-blowing, come si dice qua, cioè mi ha aperto un mondo. Ma l'esperienza che dovrebbero fare tutti. Sono molto contenta che almeno in Europa ci sia il programma Erasmus perché quello sta veramente avendo molto successo ed è un'opportunità unica, secondo me, che si ha di poter andare in un altro paese, vivere all'estero, studiare, imparare un'altra lingua, cioè a prescindere un cambiamento in positivo. E lo raccomando sempre a tutti. Poi sicuramente anche venire in Australia, anche quella è una bella esperienza, un po' più, non lo so, è contemporaneamente facile e difficile, nel senso che è facile perché l'Australia ti facilita in qualunque modo, nel senso che è un paese dove veramente è tutto molto semplice, anche a livello proprio pratico e burocratico. La lingua inglese, appunto, cioè non è che devi imparare il tedesco, appunto. Però poi difficile nel senso che è molto lontano da casa, non è che sei dietro l'angolo come in Europa e appunto sono 24 ore almeno di volo. Non è da tutti, diciamo, fare questa scelta di venire fin qui, però ne vale la pena sicuramente da un punto di vista di esperienze lavorative, opportunità che ci sono, opportunità che offre Sydney e comunque le grandi città in Australia. Quindi, boh, E dal secondo punto di me è vista un'esperienza unica. professionale, proprio nel tuo settore, Sì. che cosa ti piace di più di questa esperienza che stai facendo? Proprio a livello del tuo settore in cui lavori? Sì, il mio settore è particolarmente interessante perché è, diciamo, in esplosione in questo momento rispetto all'Europa. L'Australia per tante cose si trova indietro rispetto all'Europa, di almeno una ventina d'anni. E le energie rinnovabili sono sicuramente parte di quel processo perché qua arriva sempre tutto dopo. Da un lato c'è la possibilità di appunto vivere un'esperienza diversa dall'Europa, perché mentre in Europa si parla appunto di magari un impianto solare eolico già stato costruito 20 anni fa, bisogna solo, non lo so, si dice repowering, magari rinnovarlo, ricostruirlo, ripotenziarlo. Qua si costruisce tutto da zero, cioè terreno, non c'è nulla e da lì bisogna andare a vedere, ok, per quale motivo dovremmo installare un impianto eolico solare qui. Quali sono i benefici, quali sono i svantaggi, politiche completamente diverse, proprio sia a livello di appunto incentivi, a livello di ma proprio atteggiamento della gente un po' magari come dire, un po' che sospetta di queste cose nuove, perché sono tutte nuove per l'Australia. Quindi c'è, cioè, un'esperienza veramente come tornare indietro nel tempo. Rispetto all'Europa, che è un vantaggio e uno svantaggio, nel senso per me è stato un vantaggio perché comunque ho imparato tantissimo finora. Contemporaneamente potrebbe essere visto come uno svantaggio, nel senso che i nostri colleghi, almeno i miei colleghi, l'equivalente mio in Europa, è molto più avanti, nel senso che già sa cosa succederà in futuro e sta già lavorando per dei appunto cambiamenti o non lo so, tecnologie più avanzate. Ti faccio un esempio, non lo so, gli impianti eolici offshore, quindi in mare, in Europa già ce ne sono tanti, tantissimi, e in Australia è ancora un concetto abbastanza nuovo. E quindi per me è uno svantaggio, nel senso che io non ho la stessa esperienza che può avere un ingegnere eolico in Europa. Però dal punto di vista delle opportunità invece è pazzesco, perché l'Australia cerca gente che abbia esperienza, un minimo di conoscenza dall'Europa, ha bisogno di ingegneri, ha bisogno di manager, di persone che vogliano appunto entrare nel settore perché c'è un boom ed è proprio in crescita, tantissimo in crescita, quindi ci sarà sempre più richiesta per persone. E per non parlare del momento storico con l'Australia con i confini chiusi e la competizione che c'è, vabbè, ma quello in tutti i settori.
Quindi boh, spero di aver risposto alla tua domanda. No, no, alla grande, Leonora, cioè mi hai dato anche dei, come posso dire, degli argomenti di cui discutere a me, no? Con altre persone, non me li posso anche rivendere, no? No, però ragionavo sul fatto che magari per un ingegnere che appunto sta lavorando in questo momento in Europa, l'Australia potrebbe essere un avanzamento di carriera nel suo curriculum dal punto di vista, che ne so, manageriale, no? Perché appunto, certo, avendo già seguito determinati progetti in Europa, sapendo già come fare, potrebbe venire qua e dirigere questi progetti. Quindi dal punto di vista di avanzamento di carriera potrebbe essere buono dal punto di vista appunto professionale, non tanto di conoscenze, perché come dicevi andrebbe a rivedere delle cose che sono già state trattate, però dal punto di vista professionale potrebbe essere un passo in avanti. Mi veniva un po' da chiedermi un po' come posso dirti, se hai lavorato in Australia, se lavori in Australia e a un certo punto vuoi rivenderti sul mercato europeo, come viene visto, diciamo, un ingegnere che ha lavorato in Australia nel mercato europeo? Vabbè che ci sono diverse posizioni, però come può essere visto? È veramente una bella domanda, perché è una cosa che mi chiedo spesso anch'io. Nel momento in cui volessi tornare in Europa, non so. Allora, c'è da dire che in generale l'Australia, beh, come sai, è sempre vista molto bene in Europa. Quindi qualunque tipo di esperienza fatta in Australia, a prescindere dal fatto che sia un'esperienza estera, in inglese, comunque diciamo gli standard sono abbastanza alti per quel che, diciamo, sia il punto di vista dell'Europa. Dal punto di vista mio personale, secondo me io sarei meno competitiva sul mercato rispetto a un europeo. Appunto l'unica cosa extra è l'inglese e l'esperienza estera. Poi, se vogliamo andare nel dettaglio, dipende tutto dall'esperienza che uno ha fatto qui, perché ovviamente qui cioè puoi fare la stessa mansione per anni e non espanderti, oppure crescere appunto e fare molte più esperienze che poi ti rendono un po' più poliedrico e quindi ti puoi rivendere più facilmente anche in Europa. Quindi tutto dipende molto poi dall'esperienza individuale. Ma in generale penso che, sai, dire anche solo il fatto del curriculum, sono stato in Australia, ho fatto questo, è comunque una carta a favore che uno si può giocare. Certo, dipende sempre giustamente anche dai progetti che segui, magari riesci a seguire più di un progetto qua e magari in Europa serve una persona che ha seguito questo progetto di lingua inglese e quant'altro, magari specialmente in Italia, e allora tac, potresti essere un valore aggiunto. Mi viene anche da pensare che facendo esperienza qua, vedendo com'è la cosa qui, allo stesso tempo magari facendo, tra virgolette, un passo indietro magari a livello di posizione, andando in Europa, però facendo altre esperienze che ti permettono di dare di avere altra conoscenza, poi un domani torni qua che hai tutto, sei prontissima, nel senso hai già l'esperienza qui, sai già come funziona, hai già visto 20 anni dopo cosa ci sarà, boh, torni qua, sei la regina dell'ingegneria, voglio dire. Assolutamente, ma tanta gente l'ha fatto comunque, ho molti colleghi, essendo un'azienda inglese, che hanno questa esperienza, hanno l'esperienza in Inghilterra, hanno l'esperienza in Australia, sia inglesi che australiani, magari anche stessi australiani che sono andati in Inghilterra a lavorare lì e poi sono tornati qui e si ritrovano comunque appunto con ottime posizioni lavorative, quindi sì, hai capito esattamente la situazione. Com'è? E in Australia qual è, diciamo, a Sydney, dove, diciamo, qual è la città migliore per ricercare una posizione simile? Un po' ovunque o c'è un posto in particolare? Sicuramente la East Coast in generale, secondo me, quindi Sydney, anche Brisbane, molto spesso cercano in Queensland, Melbourne ovviamente, chissà, magari presto anche altre città come Adelaide o Perth, comunque si, insomma, cresceranno da questo punto di vista. Ci vuole un attimino di tempo in più perché sono un po' più indietro rispetto alla East Coast, però sì, direi comunque le grandi città. Dipende anche lì dal lavoro che si fa. Io faccio un lavoro da analista comunque, quindi faccio un lavoro al computer, diciamo, faccio calcoli energetici, design degli impianti, tutto dal computer, mentre molti miei colleghi magari vanno proprio
sul sito a fare insomma analisi sul campo, vanno, ci sono anche quelli che si occupano della construction, quindi costruzione degli impianti, chi si occupa della manutenzione, e lì poi in realtà sei in posti remoti in mezzo a nulla, in Queensland, New South Wales, Victoria. Quindi opportunità ci sono ovunque, veramente, è il settore che è molto in espansione e c'è molta richiesta. Faccio un pensierino, Paolo, molto, non so, così. Sì, non io, però altre persone. però sì, no, però è molto interessante. Adesso l'altro pezzettino da aggiungerci, e qui magari in futuro farò anche delle interviste proprio con un agente anche di immigrazione per capire poi quali che possono essere le possibilità di permanent, non permanent, così almeno diamo un quadro completo. Però è molto interessante questa cosa di cui stiamo parlando, anche perché, ti ripeto, è la prima volta che mi capita di parlare di questo argomento, di questo settore di mercato, e può essere molto interessante, soprattutto adesso che teoricamente i confini sono riaperti, teoricamente diventa ancora più interessante un'informazione di... Certo, di questo assolutamente. Tema. Io dal punto di vista del visto, come sai, non posso aiutarti molto, però cioè, so per esempio nella mia azienda tanti sono venuti dall'Europa con uno sponsor, perché appunto avendo l'esperienza necessaria, cioè l'azienda è ben felice di fare un investimento sulla persona, se la persona è giusta, con l'esperienza giusta, quindi anche che non siano australiani, ma così, secondo me, cioè, ci sono tante opportunità anche per italiani, non italiani, insomma comunque non australiani, per venire qui. Molto interessante. Senti, ma hai detto appunto, dato il fatto che il tuo lavoro è di analista, quindi numeri, computer e quant'altro, immagino che la tua parte, diciamo, artistica, musicale sia fondamentale per il tuo benessere psicofisico. Assolutamente. Assolutamente, non potevi essere, guarda, più azzeccato. Nel senso che veramente è il mio sfogo. Come ti avevo scritto il messaggio, praticamente mi ritrovo ad avere due lavori così, senza neanche saper come, uno di giorno, uno di notte, ma vabbè, lavoro di notte, tra virgolette, lavoro, perché ovviamente cioè, divertimento, ed è proprio quello che mi ci vuole per staccare completamente da una giornata davanti al computer, esco, vado a suonare e sono contenta. È bello, sono sempre affascinanti i casi come il tuo di persone che riescono un po' a trovare una sorta di, diciamo, da fuori, di equilibrio, se vogliamo dire, dove riescono a equilibrare quella parte di loro, diciamo, matematica, analitica, no? Di, diciamo, di precisione, di metodo e quant'altro, e poi allo stesso tempo riescono a dar sfogo a quell'altra parte artistica, insomma, cantando, facendo altro, no? A me è sempre affascinante questa cosa, perché vi vedo un po' completi. Come persone, no? Diciamo, viste da... Sono d'accordo, assolutamente. Io sono contentissima, il motivo per cui comunque sto ancora qui è pure per quello, perché non è solo il lavoro, è anche l'aspetto culturale, artistico, sociale, che implica tutto il progetto Jazz Amore, appunto quel fatto che la vita di giorno e di notte si bilancino. sì, ma ci vuole per forza, perché poi da un lato... Sai, mi dicono anche sempre, ma perché non fai solo uno o l'altro, cioè, ma non ti stanchi e fai tutti e due? Sì, è stancante, però penso che non ne potrei fare a meno né dell'uno né dell'altro, nel senso che appunto quella parte un po' più intellettuale mi mancherebbe se andassi solo a suonare la sera e di giorno non facessi nulla, e al contrario quello, lo sfogo di suonare, vedere gente, divertirmi la sera, mancherebbe se facessi solo l'ingegnere. Quindi perfetto, c'hai ragione. No, Da un ottimo spunto, perché tante volte magari, sai, quando si è quando si fa un lavoro non come dire, non classico, no? Come può essere l'ingegnere, come può essere l'avvocato, il commercialista, tanti altri, il lavoro artigianale, così, alle volte si ha una passione, no? Che può essere il calcio nel mio caso, la musica per tuo, il disegno, quant'altro. Alle volte, quando magari devi fare anche altro che non è quello, che non è la tua parte artistica, quasi dici, cavolo, però sto togliendo il tempo alla mia parte, diciamo, più di sentimento, più passionale, più emozionale, no?
In realtà non è così se uno trova un po' quel bilancio. In realtà magari hai bisogno sia di una cosa che per l'altra per farle andare avanti. Verissimo, no, sono proprio d'accordo. Quindi anche tu hai trovato questo balance. No, in realtà ci stavo pensando proprio in questo momento, cioè nel senso sono arrivato a questo pensiero, a trarre questa conclusione proprio in questo momento, no? Bene, sono contento, visto un brainstorming. Esatto, è proprio un live, no? È proprio un live in tutti i sensi, no? Sto proprio condividendo un mio pensiero che mi è venuto in questo momento, perché alle volte, sai, uno dice no, dovrei fare questa cosa in un modo giusto, però non posso fare quell'altra perché se no perdo e alla fine c'è una guerra interna incredibile, no? E non fai né uno né l'altro. In realtà alle volte va bene, no? Fare entrambe. Ma senti, un po' la musica quindi ti ha accompagnato anche nei tuoi momenti dell'Erasmus, quando sei andata via? Sì, io ho sempre suonato da che avevo 11-12 anni, preso la prima volta in mano la chitarra con mio papà, perché lui pure suonava la chitarra, pianoforte, quindi ho detto imparo la chitarra, ho cominciato a studiare chitarra classica, ho studiato per qualche anno, e poi da lì una serie di cose. Caserta, la Campania in generale, è molto attiva musicalmente, sono tutti musicisti veramente, con chi parli suona uno strumento, quindi da che al liceo avevo, sai, la band con gli amici del liceo, poi ho fatto tante jam session con altri musicisti anche un po' più grandi, con più esperienza, ho imparato parecchio proprio in quell'ambiente, e quindi sì, la musica mi ha sempre accompagnato anche durante il periodo universitario. La scelta universitaria è stata perché, sai, in Italia si dice non puoi campare di musica, devi trovarti un lavoro serio. Serio? Penso che... è una cosa classica. Cosa classica, e quindi, vabbè, ho detto, vabbè, facciamo ingegneria. Boh, è una cosa facile. E quindi, niente, ho sempre suonato, varie band, avevo un tributo a Dire Straits, in Italia, con cui giravo parecchio in Campania, facevo più rock, blues, country, mi piaceva tantissimo. In Germania ho suonato pochino, avevo comunque la chitarra che mi ha sempre accompagnato ovunque, però non c'era la stessa, non so, la stessa vitalità a livello proprio di attività musicali, qualcosina, però non troppo. E quindi poi arrivare in Australia e per caso conoscere Rossella, che dice, ma io sto cercando qualcuno che suona, tu conosci qualcuno per un progetto di musica italiana? Ho detto, ciao, piacere, Eleonora, io suono la chitarra. E da lì è nato Jazz Amore. Esatto, è nato proprio così, per me sicuramente per sfizio, per fare qualcosa di diverso, per suonare, che appunto era un po' che mancavo dall'ambiente, ma anche per vedere un ambiente diverso, perché appunto in Australia non avevo proprio idea di come fosse il giro musicale. E niente, è stato... ma anche un po' improvvisato, perché né io né Rossella prima avevamo fatto musica italiana, quindi la scelta anche lì è stata più una scelta più ragionata, appunto, più pensata, una nicchia che mancava qui e che però poteva comunque funzionare, visto la quantità di italiani, italo-australiani e in generale l'amore per la cultura italiana che c'è qui, che si sente tanto. E quindi abbiamo creato questo progetto e a dicembre festeggiamo 3 anni dal nostro primo concerto. Quindi sono contenta. Cacchio, quindi il compleanno arriva, cioè dicembre è domani praticamente. Esatto. Ci siamo. Ma che bello, cavolo, che bello. No, effettivamente, diciamo, voi fate, dove vi esibite, che tipo di serate fate? Allora, suoniamo in realtà dove ci chiamano. Molto spesso sono ristoranti italiani, eventi italiani, o eventi australiani, però che magari vogliono dare un tema italiano,
Per esempio, di recente abbiamo suonato al Liverpool Council, hanno fatto la loro cena di gala, hanno organizzato tutto a tema italiano, così per qualche motivo, non so bene. Però è stato molto carino, sai, con tutti, non so, che la vendita dei vini, il limoncello, tutto molto curato nel dettaglio, c'eravamo noi a suonare musica italiana. E, insomma, veramente potrebbe essere anche, abbiamo suonato tante feste private di australiani che hanno viaggiato, adorano l'Italia e vogliono ricreare quell'atmosfera lì. Veramente dovunque ci sia l'amore per l'Italia, è lì che andiamo, molto probabilmente. E qui veramente lo trovi dappertutto, ma sai che cosa? Che trovi anche, specialmente nelle canzoni vintage, per tante persone è come se il tempo si fosse bloccato a quel momento lì. Cioè nel senso, ma avviene anche per me, cioè se io vado in Italia adesso, purtroppo, diciamo, la parte per me che io non seguo la musica italiana tutti i giorni, ovviamente lì, una volta che torno lì, mi dico, ma come, non senti sta canzone, non conosci questa, non conosci questa? Dico, no, cioè, nel senso, io l'ultima volta era 4 anni fa, cioè, per me c'è ancora quel cantante che suona in Italia. E quindi per questo... Quindi qui Albano è ancora, se viene qua Albano a fare un concerto, ma per tutti è ancora il cantante numero uno in Italia. Verissimo, infatti hai colto in pieno anche il genere di musica che facciamo, perché ovviamente la scelta delle canzoni, prima di tutto, sono canzoni, come hai detto tu, vintage, comunque canzoni di un'altra epoca, perché tutti gli italiani emigrati comunque si sono fermati, per loro il tempo si è fermato e vabbè, non puoi capire l'emozione di questi signori italiani quando suoniamo Marina, quando suoniamo Dezz'amore, per loro è proprio un tornare indietro nel tempo. Quindi sì, se facessimo i pezzi un po' più moderni, ovviamente dobbiamo adattare il repertorio al tipo di evento, perché appunto se è un evento più giovane possiamo permetterci di suonare anche pezzi italiani un po' più recenti, però sì, molto spesso capitano eventi dove appunto la musica italiana si è fermata agli anni 60 e siamo lì a suonare Tintarella di Luna. E viene cantata come se fosse l'ultima hit che è passata in radio proprio stupendo. Il giorno prima. Esatto. Ah, bellissimo. Ma poi io immagino che, allora, a me è capitato una volta che la mia ragazza è colombiana, quindi una volta, la prima volta che sono stato lì, il matrimonio della sua sorella, e i primi giorni che ero lì, insomma, conoscevo tutta la famiglia infinita di persone, 1000 persone, e alla sera, la sera prima del matrimonio, è arrivata, come si dice, una signora a cantare, c'è stata la serenata, sai, così, e sta signora ha cantato tutta sera, poi ovviamente ha lasciato il microfono e qui si è cominciato un po' a cantare un po' tutti. Il momento in cui io ho detto Paolo Panto canta qualcosa in italiano, io ho cantato Volare, no? Perché poi mia nonna mi è cresciuto con Volare, no? Quindi certo, ho detto vai, cantiamo Volare, che più o meno lo dovrebbero sapere tutti. Ma cavolo, ma l'emozione che diciamo, mentre cantavo, cioè l'emozione di loro che cantavano con me, cioè loro che cantavano proprio come se fosse una di quelle canzoni proprio che gli veniva da dentro, no? Perché la cultura italiana lì del passato, arrivano queste canzoni qua, è stato bellissimo, perché ho visto quanto a loro gli stesse piacendo il momento che un italiano cantava Volare insieme a loro, e loro cantavano come se fosse l'ultima canzone che potevano cantare. Guarda, è bellissimo. Guarda, bellissimo, capisco proprio quello che... Cioè, mentre parli mi vengono in mente scene di tanti concerti che abbiamo fatto qui, dove abbiamo suonato compleanni di 50, 60, 70 anni, dove esattamente ho vissuto la stessa identica cosa che stai dicendo tu. Proprio vedere l'emozione delle persone che, capito, si fermano così, che ti guardano e cantano anche loro come se fosse veramente un'emozione unica. E pensi, caspita, cioè, non pensavo di poter arrivare a tanto. Cioè, da che appunto questo progettino è partito così, un po' per caso, poi portare tanta gioia, allegria, una bella soddisfazione. No, è bellissimo. Immagino che tu ti sia aperto un mondo musicale per te, insomma, tutte queste canzoni di una volta, magari. Scherzi. Sì, pazzesco, cioè, non avrei proprio mai detto che sarei arrivata a suonare musica italiana. Veramente, cioè, se non avessi detto in Italia ti avrei detto no, musica italiana, perché poi appunto, con le come Sanremo, no. Esatto.
E poi invece vedi, vai all'estero e, e ti si apre sempre di più la visione del mondo e capisci anche quanta cultura e quanto valore ci sia nell'Italia o comunque tutte le cose italiane che abbiamo esportato negli anni, di cui molto spesso non ci rendiamo conto mentre siamo in Italia. Quindi questa è un'altra... No, ti sei bloccata. O ci siamo bloccati tutti? No. Si è bloccata solo Eleonora o ci siamo bloccati tutti? No, si è bloccata solo Eleonora. Aspetta che ti eri bloccata tu e non capivo se eravamo bloccati tutti e due o solo tu. A me si è bloccato tutto per un secondo. Mi senti? Sì, adesso ti sento. Ti sento. Ok. E niente, dove sei rimasto? Sono rimasto a un punto, in realtà poi mi è partito anche una sorta di film, no? Perché ho pensato anche ai tuoi nonni, no? Che quando sono venuti qua, alla fine per loro la musica italiana era quella, no? Che adesso tu in un certo senso torni a cantare alle feste, bellissimo, guarda. Bellissimo. Poi c'avevo un'altra cosa, però mi sono perso nel momento in cui tu hai... Si è bloccato tutto, mannaggia. Si è bloccato in un momento bellissimo. Adesso, non so cosa tu stessi dicendo, però c'era... Ma niente, dicevo... Forse che quest'altra è un'altra bella cosa che abbiamo imparato, almeno che ho imparato andando all'estero, appunto, è il fatto di apprezzare di più l'italianità. Mi è venuto in mente il punto, come dicevi tu prima, del... Quando tu sei in Italia non riesci a riconoscere la bellezza che c'è attorno come alle volte la riconoscono gli stranieri, no? Le persone che appunto non sono italiane. E ti accorgi di questo quando vai all'estero, no? Perché alle volte, adesso io guardando, diciamo, sei qui, ti parlano dell'Italia con un amore incredibile, delle città, dell'arte, della cultura, della musica, del cibo, insomma, la amano l'Italia, no? Non soltanto gli australiani, ma tutte le persone di questo mondo. E tu guardi sull'Atlante l'Italia, cioè, cacchio, ma noi siamo veramente piccolini, cioè l'Italia è veramente piccolina, capisci? Però è incredibile come da quel piccolissimo paese riesca a uscire un amore incondizionato per le altre persone, ma anche una quantità incredibile di eccellenze. Sono d'accordo. E l'Australia è la prova, perché tantissime cose mi hanno sconvolta. Arrivare qui e vedere che... L'australiano medio sa che cos'è una burrata, una mozzarella di bufala, non lo so, la pizza napoletana la distingue da un altro tipo di pizza. Ci sono certi concetti che anche se sei in Europa, se vai, non sono ben chiari a tutti. E invece poi arrivi in Australia e noti questa forte cultura e dici, caspita, sono stati proprio bravi a esportare tanto dall'Italia. Pazzesco, come hai detto tu, un paese tanto piccolo però ha arricchito poi tanti altri paesi come può essere l'America Latina, l'Australia, e abbiamo veramente esportato dal cibo alla cultura, alla musica, la lingua, cioè, abbiamo influenzato tantissimo. Ma sono contenta anche di sapere che comunque anche noi al momento stiamo contribuendo in qualche modo a questo, in quanto italiani di prima generazione qui, perché poi l'unica cosa che un po' dispiace è vedere che passate un paio di generazioni si perde un po' di quella autenticità italiana. Sì, e allo stesso tempo ti dico che è stato bello anche durante gli europei vedere tanti italiani di terza generazione che non hanno mai visto l'Italia, bambini così, no, con nonni italiani, vederli in giro con la maglietta dell'Italia, festeggiare per la vittoria, cioè vederli proprio tifare Italia, no? È bellissima questa cosa, nel senso che ce l'hanno dentro, cioè ti dicono io sono italiano, ma in inglese te lo dico. Sì. Vero, no, bellissimo. Non è una banalità, perché poi ti accorgi di questo veramente quando vivi all'estero e ti accorgi di quanto l'Italia sia vista bene. Cioè, sia vista bene, allo stesso tempo determinate cose sono viste un po' meno bene, però ci sono tantissime eccellenze in ogni campo. Non è che dici un campo, in ogni campo ci sono eccellenze, cioè conoscono l'Italia per un'eccellenza diversa, incredibile. È incredibile questa cosa. Senti, Leonora. Sì. Dimmi.
No, stavi dicendo qualcosa? Io non stavo... Niente, pensavo alle eccellenze e pensavo anche a quanti ricercatori ci sono qui, però sai che l'Australia ci tiene molto alla diversity, inclusion, di insomma varie identità di persone da tanti paesi, e purtroppo in alcuni settori, nonostante le eccellenze siano italiane, le devono limitare per una questione di mix, giustamente, perché vogliono favorire un po' tutti, però vabbè, è bello vedere che comunque gli italiani vengono sempre riconosciuti come eccellenze. Eh sì. Bellissima chiacchierata, Eleonora. Grazie mille. È vero, è stato molto piacere. Per aver portato anche la prima testimonianza, diciamo, del tuo settore lavorativo, ok? Quindi può essere molto di informazione questa cosa, molto d'aiuto per persone che vorrebbero intraprendere un discorso lavorativo all'estero, ma anche poi dal punto di vista musicale, perché è bello che voi abbiate trovato anche voi la vostra nicchia nel vostro modo, ed è bello sentire comunque il successo che state raccogliendo. Certo, ma poi in generale a tutti gli italiani che magari pensano di voler venire qui, magari sono indecisi, cioè io direi di lanciarsi e basta, perché ci sono troppe opportunità qua. Anzi, è pazzesco come noi ci troviamo anche costretti a rifiutare delle occasioni, perché non si ha più tempo di farle, non si può. Ed è un peccato, sai, per noi rifiutare qualcosa sempre ti spiace, perché è un'opportunità. Però qua ci sono veramente bizzeffe, e tutti gli italiani che hanno un minimo di, sai, anche un progetto in mente, qualcosa di che possa essere la musica, l'arte, la cucina, quello che è. Comunque qua, se offri un prodotto di qualità, secondo me puoi avere successo, nel senso che puoi veramente trovare la tua strada. È una cosa unica, insomma, dell'Australia, un po' l'America di un po' di anni fa. E niente, sì. Quindi io sono sempre lì a incoraggiare tutti a fare quel passettino nel vuoto, che tanto nel vuoto comunque non è. Non è. Senti, chiudiamo con un ciao Eleonora Bella, che però non riesco a vedere chi l'ha scritto, comunque hanno lasciato questo commento. Vediamo se riusciamo. Ah, Maria Grazia Ciccolella. Sì, ciao. Se... Okay. Sì, Maria Grazia, appunto, ha scritto ciao Eleonora Bella, insomma, poi è arrivato anche un benvenuto a Australia, non so se a me o a te, insomma, è arrivato così, grazie. Senti Eleonora, è stato un super piacere, e ci vediamo presto, insomma. Va bene, ci vediamo prestissimo, ciao, okay. Grazie. Ciao. Eccoci qua, per chi si fosse perso l'intervista appunto Eleonora, una bellissima chiacchierata con Eleonora, poi la si potrà ritrovare su YouTube in versione video o in versione audio nel podcast di Why Not, potete trovarlo dappertutto, in particolare Spotify, cercate Why Not, il podcast. Insomma, è tutto, io finisco le varie cose che devo fare e poi dopo mi trasferisco al ristorante Olio Kensington Street per festeggiare appunto 2 anni di vita di questa community. Ci vediamo dopo. Ah, a proposito, tra l'altro, ci sarà anche un momento streaming, per cui ci rivedremo in streaming questa sera, sempre qui in questo gruppo, ma anche sulla pagina Facebook di Why Not. È proprio tutto. Ciao, ciao! Ma che mondo sarebbe senza Why Not? Why not? I like it. Why not? I like it. Why not? Hai capito benissimo. I like it.